Questo è il Blackmagic Video Assist ed è un di... sì, ho capito. Prima di tutto è un registratore, allora. È un registratore, io ho registrato il DMX HR. Niente, fa il suo lavoro. Vedete, non facesse il suo lavoro. Hai girato un 4K 25p in DMX HR. Sì. Su quella scheda lì? Sì. E li teneva. Oh. Che scheda c'è qui dentro? È una scheda economica, una Kingston da 64 giga, che costa 60-70 euro, non di più. Quanti minuti di autonomia c'avevi? Pochissimo. Stiamo parlando intorno a 10 minuti? Sì, forse meno. Ma che stiamo guardando qui? Ah, su. È a posto. Perfetto. Fa il suo lavoro. Come registratore. Ci si possono montare le batterie Canon. È una bella storia per me. Sei pieno di batterie Canon e non è più una camera Canon? No, ce l'ho ancora, però... Quanto durano queste batterie? Durano poco. Un monitor che veramente scalda tantissimo, quindi è un continuo cambio di batterie. Vabbè, poi c'è questi inserti in gomma antiscivolo, possono essere carini. Tutto metallo, pesa un po'. Il resto è metallo, non ci stanno anche delle cose di plastica. No, questo non ce ne frega niente. Non c'è. I colori, dimmi tu. Allora, il monitor, diciamo, è poco luminoso. Dal punto di vista cromatico è corretto, abbastanza corretto. Non è proprio un field monitor perché è poco luminoso. L'impostazione che consiglio è con la luminosità a 80. A 80 c'ha un gamma buono, 2-2, c'ha un rapporto di contrasto interessante, 380 candele, sono 400 candele, è sufficiente. I colori? Allora, i colori sono buoni, cioè il gamut è molto vicino a quello dell'alta definizione. Di default, con la saturazione a 50, tende un pochino a caricare gli incarnati. Però c'è il controllo saturazione, lo puoi abbassare, io consiglio di abbassarlo a 47 e gli incarnati tornano perfetti. Il bilanciamento del bianco è buono, di default, c'è qualche imprecisione sulle basse luci, però puoi caricare le LUT, quindi volendolo puoi misurare e crei una LUT di correzione che puoi caricare sulla SD card, gliela carichi e lo fai diventare come vuoi tu. Il registratore funziona a 10 bit, con component 422 sempre. È dichiarato 10 bit, ok? Sì. Ma è veramente 10 bit? Allora, ci ho attaccato la GH4 tua, ho registrato a 10 bit, funziona, solo che il rumore che c'è la GH4 non è che ti fa capire molto se stai andando a 10 bit o meno. Allora ho fatto un'altra cosa, ho generato una rampa di luminanza, l'ho fatta uscire a 10 bit con la scheda Blackmagic Intensity 4K. Ho preso il file, l'ho aperto, l'ho tirato e erano 10 bit. Ma non si sa mai, Non si sa. Dal punto di vista colorimetrico, se tu metti il brightness a 80 e la saturazione a 47... Guarda, mi stupisce questa cosa, i controlli per il colore sono veramente pochi. Sì, poi secondo me, come dici tu, queste sono impostazioni, uno lo prende, lo mette così e non si muove perché non può fare nient'altro. Comunque mi piace. Ok. Non te lo devo mica vendere, Non ce l'ho regalata la Blackmagic, però? No, purtroppo non li comprato. Vabbè, mi ha lasciato perplesso per alcune cose, però insomma sì, un bel prodotto.